attesi. La ragione per cui siamo qua la conoscete tutti, siete tutti più o meno addetti ai lavori e appassionati di auto, quindi della Coppa Cerco. Questa è una corsa che è stata portata a Pescara nel 1924, preceduta da una gara di regolarità, cioè sarà andata tra Roma e Castellammare nel 1923 in occasione della Settembrata Abruzzese. C'è qui anche un rappresentante di oggi della Settembrata Abruzzese. È una corsa che ha dato molto alla nostra città. Ora io potrei parlare per ora, avendo approfondito in questi giorni anche con voi, grazie al vostro aiuto, tutti gli aspetti di questa corsa, però non voglio farlo, un po' perché ci siete voi e siete più esperti di me, un po' perché abbiamo delle esigenze anche con i tempi, e quindi volevo lasciare subito la parola a Camillo Chiarieri, che è un amico e da cui mi deriva anche la ricorrenza di oggi, perché ho scoperto dei 90 anni della Coppa Cerco leggendo questo bel libro che lui ha presentato qualche settimana fa, che si chiama La Bella Pescara. Ci sono 4 itinerari a piedi ed uno da fare in macchina, che era proprio dedicata alla Coppa Cerco, la Pescara del Gran Premio, così è chiamata. E però prima di passargli la parola vi voglio dire che il Comune di Pescara per questi 90 anni, la presidenza, sono un po' affaticato, ha realizzato questa bella cartolina. Dietro c'è una frase di Enzo Ferrari, che fu il primo nel 1924 a vincere la Coppa Cerco. La frase dice: il circuito stradale di Pescara fu uno tra i primi esempi di perfetta organizzazione, con i dislivelli, le curve numerose e veloci, per arrivare alle zecche di Sportone. Ha rappresentato un banco di prova ideale per la sorgente industria automobilistica italiana. E voglio aggiungere che la rinascita di Pescara, il calore dell'ospitalità abruzzese e l'applauso generoso restano nella memoria di un ricordo inestinguibile. Bene, Enzo Ferrari fu il primo a vincere la Coppa Cerco nel 61, terminò questa bellissima corsa con un'altra vittoria di una Ferrari, ma poi ci sono state anche tantissime altre persone che hanno corso e hanno reso famosa questa corsa, fino al 1957, quando addirittura la Coppa Cerco fu Gran Premio di Formula 1 per la rinuncia del circuito svedese, un Gran Premio che ci ha consegnato anche dei Guinness, che a Pescara non tutti conoscono, perché è la pista più lunga mai corsa in Formula 1, con oltre 25 km. Bene, io oltre a questo vi voglio dire che il 22 abbiamo qui Maria Gabriella Castiglione, che è la responsabile di Musicarte nel Parco, sta tenendo dei bellissimi concerti all'Aurum. Lei ci ha dato la disponibilità ad ospitare il 22 agosto la sera un bellissimo concerto dedicato alla Coppa Cerco. In quella serata prenderà parte anche Anna Fangio, la nipote del famosissimo pilota che vinse anche la Coppa Cerco. E quella sera quindi ci saremo tutti, ci sarà anche la sovrintendenza archivistica con un suo video, e forse Francesco ci dirà anche di un'altra partecipazione quando interverrà poi lui, non ne siamo ancora sicurissimi, così. L'idea è quella invece di lavorare per il 10 ottobre per una serata, per una giornata, in occasione della festa del Santo Patrono, a far ripercorrere un po' delle auto storiche che avete visto oggi sul vero e proprio circuito che fu all'epoca della Coppa Cerco. Io mi scuso se vi ho annoiato, lascerei invece la parola a Camillo, che di storie di Coppa Cerco ne sa molto più di me. Grazie. Ora, perché ricordare il Gran Premio di Pescara o Coppa Cerco, come si è chiamata fino a un certo punto della sua storia? Beh, se ci pensate bene, l'ultima edizione è stata corsa nel 1957, ormai proprio 57 anni fa, una vita fa, potremmo dire. Invece noi la vogliamo ricordare non soltanto perché la storia va sempre conservata, ma perché dalla storia, da essa, si impara e si trae ispirazione per costruire un futuro migliore. E questo può proprio essere il caso della Coppa Cerco, qualcosa da imparare e qualcosa per costruire. Ora, sulle curiosità tecniche e sugli aneddoti si soffermeranno i miei correlatori molto esperti. A me interessa porre l'accento su come questo evento passato potrebbe contribuire
a dare una spinta al turismo di qualità in tutta quanta l'area abruzzese. Allora, innanzitutto, la Coppa Cervo è un pezzo importante della nostra memoria storica pescarese e ci ricorda di quando Castellammare e Pescara erano capitali europee del turismo balneare d'élite durante i famosi, celeberrimi, celebratissimi, ruggenti anni 20, che sono quelli durante i quali appunto viene corsa la prima edizione del Gran Premio. Possiamo anche soffermarci a pensare a un'altra cosa, traendo ispirazione dalla Coppa Cervo, cioè a come quando una volontà politica è forte ed è orientata verso un obiettivo, perché ricordatevi che è sempre dalla volontà e dalla capacità politica che partono tutte le cose che vengono realizzate in una società. E quindi dicevo, quando una volontà politica è forte e capace, addirittura può accadere che una piccolissima cittadina, un piccolissimo paese di provincia come era Castellammare, addirittura arriva ad ospitare un gran premio automobilistico tra i più appassionanti del calendario dei gran premi di allora. Quindi la Coppa Cervo è un pezzo della nostra storia, di pescaresi e di abruzzesi, ed è anche un esempio per il futuro, per quello che capacità e determinazione di allora riuscirono a realizzare. Ora, è ovviamente impossibile pensare a riproporre una gara del genere. È cambiato il mondo, è cambiato il mondo dell'automobilismo, a partire dalle condizioni di sicurezza richieste dai circuiti, a partire dalle caratteristiche tecniche delle automobili. Però, da un punto di vista turistico, pensare a far rinascere la Coppa Cervo è una cosa estremamente interessante. Perché vedete, il turismo contemporaneo è estremamente sfaccettato e variegato, tant'è che tecnicamente, e questo è il mio lavoro, che mi occupa proprio di turismo, non si parla più di turismo al singolare, ma al plurale. Ci sono i turismi di tipi terribilmente, incredibilmente diversi tra loro. E in questo universo vastissimo che è il mondo del turismo contemporaneo esiste un turismo di alto livello, non solo italiano, anzi magari ci sono luoghi del mondo come l'Asia dove è ancora molto più diffuso questo tipo di turismo, che interessa una nicchia particolarmente dotata di capacità di spesa, che è quella dei collezionisti delle auto d'epoca e degli appassionati delle gare automobilistiche, anche delle gare automobilistiche storiche. E in questo contesto, in questa nicchia di appassionati, il nome di Pescara è famoso, loro conoscono tutti quanti Pescara. Il circuito di Pescara è famoso per tante e tante ragioni, noto a tutti i collezionisti e gli appassionati. Alcune di queste ragioni le vediamo. La gara di Pescara era una gara eroica, era una gara epica, un percorso difficile, un percorso complicato che ancora oggi, ricordiamolo appunto, sta nel Guinness dei primati come il circuito più lungo sul quale si sia mai corso un gran premio di Formula 1. E poi ancora, appartiene all'epoca d'oro dell'automobilismo, un'epoca rimasta leggendaria quando correvano dei piloti i cui nomi sono ancora oggi legati a un immaginario collettivo intergenerazionale, eterno. E giusto per gettare qualche nome alla spicciolata, possiamo pensare a Fangio, a Nuvolari, a Ferrari, che sono eterni, sono ormai delle figure iconiche nel mondo dell'automobilismo. E poi ancora per un'altra ragione, più prettamente storica, perché allora la corsa trascendeva se stessa e diventava una occasione per manifestare la potenza delle nascenti industrie automobilistiche nazionali, perché non erano soltanto i piloti o le marche che si sfidavano, erano addirittura le nazioni, erano l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna, e la gara era la cartina tornasole dei progressi della scienza e della tecnica di tutta quanta l'intera nazione. Possiamo, per entrare un pochino più nello specifico, quasi dire che soprattutto i regimi totalitari di allora, come erano la Germania,
e come erano in Italia, usavano le automobili per testimoniare la loro volontà di potenza, e da qui i vari sotterfugi per vincere, i trucchi, le chicane per rallentare le auto e così via, proprio perché era una corsa che trascendeva l'evento sportivo per diventare evento politico. Quindi una scelta ferma e decisa che si impegni almeno per i prossimi 5 anni a rievocare. Perché dico per i prossimi 5 anni? Perché i tempi del turismo sono lunghi, nel senso, quando io metto sul mercato un prodotto turistico di qualsiasi tipo esso sia, c'è prima una fase che può essere più o meno lunga, ma c'è sempre, che viene definita di avviamento. Perché quell'evento, quel marchio, quel nome, quella località turistica si affermi, deve stare presente sul mercato a fondo perduto, diciamo, per un certo periodo di tempo. Secondo le regole del marketing turistico, appunto, almeno 5 anni. Ed è anche questa la ragione, cioè nel senso, io inizio adesso e fra 5 anni inizio a cogliere i primi risultati. E ahimè, devo dire che questa è una delle ragioni per la quale la politica spesso malvolentieri e male si occupa di turismo, perché purtroppo una amministrazione che inizia un discorso sembrerà che non abbia fatto nulla, perché tecnicamente i tempi della ricaduta positiva si iniziano a vedere proprio quando siamo più o meno alla scadenza, e magari se l'evento è stato fatto molto bene, i frutti disgraziatamente arriverà a cogliergli quello che viene dopo, se invece di distruggere, come si usa fare, continuerà furbamente ad incrementare. Quindi bisogna impegnarsi per almeno i prossimi 5 anni a rievocare ogni anno sempre meglio questa gara, e questo potrebbe davvero diventare un punto di riferimento per gli appassionati a livello europeo, ma anche oltre, perché sappiamo appunto che molti degli appassionati di queste cose stanno nel Nord America e stanno in Asia. E quindi questi appassionati che potrebbero accorrere potrebbero diventare davvero migliaia o anche di più. Pensate che ai tempi della vera Coppa Cervo, la piccola cittadina di Pescara arrivava a contare 200.000 abitanti, cioè in realtà qui si riversava tutto il mondo, un po' come accade oggi a Monte Carlo o in altri luoghi, Valencia ai tempi del Gran Premio e così via, e tutti quanti pronti a rivivere quelle emozioni, pronti a sfilare con le loro automobili d'epoca, producendo un indotto economico, un indotto turistico davvero enorme, perché poi pensiamo che lavorerebbero tutti, dai bagnini, visto che la gara era a Ferragosto, ai negozi, ai ristoranti, agli hotel, alle pensioni, alle guide turistiche, ai tassisti, perché questi poi sono i benefici del turismo, il fatto che poi il turismo produce ricchezza per tutto quanto il territorio. E se fatto bene, questo consentirebbe davvero a Pescara di vivere di rendita anche per il resto dell'anno, sfruttando proprio il marchio Coppa Cervo, il logo Coppa Cervo, perché poi non bisognerebbe venire soltanto in quei luoghi, ma io faccio la guida turistica, porto tanta gente a Pescara e mi è capitato di raccontare, di poter passare sul circuito, non solo in quel giorno, ma durante il resto dell'anno, quindi immaginatevelo moltiplicato. Dobbiamo pensare, se vogliamo avere un turismo di qualità, però non a pacchianate, ma a un evento elegante, di qualità, una cosa che potrebbe essere quasi filologica. Per esempio, una cosa che mi viene in mente d'amblè, che un giorno si potrebbe arrivare a stampare i biglietti d'ingresso per le tribune così come erano un tempo, uguali, cioè una cosa fatta con questo rigore, che per gli appassionati è una grandissima gioia avere una replica del biglietto originale. Ma tante altre cose si potrebbero pensare con un marketing turistico serio, adeguato e fatto da persone competenti. Ovviamente la condizione fondamentale perché questo accada deve essere la salvaguardia del circuito, perché fino ad ora il circuito miracolosamente in 60 anni quasi è stato conservato praticamente intatto, però ora piano piano rischiamo di perderlo. Per esempio è accaduto a Spoltore, dove sono state tagliate 2 curve storiche. Ora è vero che i tempi sono cambiati, le esigenze delle automobili e degli automobilisti sono diverse, e ben venga
se la sicurezza ne giova anche a qualche piccola variante, ma il percorso antico comunque non dovrebbe essere abbandonato. Oggi esistono tante archeologie, no? Esiste anche l'archeologia industriale, ecco per esempio quello che hanno fatto a Spoltore, dove hanno tagliato, però la famosa, una delle famose zecche di Spoltore è rimasta ai lati, quella dovrebbe essere curata come se fosse una vera e propria area archeologica, perché per gli appassionati è in realtà una testimonianza importante di quel tempo, e chi vuole dovrebbe ancora essere messo in grado di percorrere il circuito originale. Insomma, in conclusione, se oggi qui inizia un lavoro serio e appassionato, perché non ci vuole solo la passione, che come si dice a noi si parte a razzo, bisogna anche che sia molto serio il lavoro, appassionato e concreto, che si parte magari dal piccolo senza voler fare le cose da subito gigantesche e si vada avanti crescendo di anno in anno per sedimentazione. Non soltanto si farà appunto un lavoro prezioso di conservazione della storia di Pescara, della nostra identità, ma si metterà in moto un'economia basata su quello che tutte le località turistiche sognano, cioè un turismo d'élite con ottime capacità di spesa, che poi, come sempre accade, questo turismo produce a cascata ricchezza per tutto il territorio. Grazie. Prima di dare la parola a Federico Orletti, che insieme a Nicola Monti sono rappresentanti dell'Associazione Prima Pescara, volevo salutare il presidente del CONI Enzo Imbastaro, che avevo visto prima, adesso non lo vedo, anche lui lì in fondo, la vicepresidenza del vicepresidente del Consiglio Comunale Gabriella Berardi, i consiglieri Tiziana Di Giampietro e Carlo Gasperi che ci sono, forse ce n'è qualcun altro che non ricordo, e il presidente dell'Automobile Club di Pescara, l'avvocato Sartorelli, avevo visto prima, Giuliano Diodati, l'assessore Diodati, l'avvocato Sartorelli. Benissimo, Federico. Sì, allora, nei tempi, allora, dopo la bellissima presentazione dell'evento Coppa Cerbo nella sua storia, nelle potenzialità invece che potrebbe riservare per la città di Pescara di Camillo, io ho poco da aggiungere. Insieme all'amico Nicola Monti abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Prima Pescara, perché così parlando un po' tra di noi ci siamo resi conto di come la città di Pescara abbia questo vizio della dimenticanza, cioè una facilità a cancellare tutto quello che di bello c'è nel passato, e questo è stato fatto, diciamo, sia da un punto di vista architettonico, per cui sono state demolite costruzioni di grande valore storico, sia da un punto di vista proprio di coscienza collettiva, perché io ho grande piacere di conoscere delle persone, degli storici, in questo caso della Coppa Cerbo, come Francesco Santuccione, esperti, appassionati, tecnici, però bisogna riconoscere che la collettività ha una conoscenza della storia e quindi anche degli elementi identitari di Pescara molto molto bassa. Ora, noi riteniamo che in un periodo di congiuntura economica negativa e difficile come quella attuale, la prima cosa da fare è dare noi stessi valore a quello che abbiamo, quindi iniziare a riscoprire, iniziare a far conoscere quella che è la cultura locale di Pescara, la grande storia che Pescara ha. Ricordiamo che comunque Pescara, città moderna, in realtà l'antica Ostia Terni risale all'epoca romana, e tra i tanti elementi della storia pescarese abbiamo oggi la possibilità di ricordare e animare il dibattito su questa grande manifestazione che è la Coppa Cerbo. Io invito tutti quanti a riflettere sul primato di questo evento. Parliamo del 1924, come è stato detto nel 23 si è dato inizio ad un primo esperimento di manifestazione automobilistica nell'ambito della settimana abruzzese, e con una gara aperta alle quattro ruote ma anche alle motociclette da Roma con arrivo a Castellammare.
Da lì alcune persone un pochettino, diciamo, illuminate decisero di iniziare un lungo percorso per portare quella che era Castellammare alla ribalta delle cronache mondiali. In effetti ci sono riusciti, cioè noi come pescaresi abbiamo anche goduto di questa iniziativa, perché dobbiamo ricordarci che nel 1924 innanzitutto la cultura automobilistica era ai primordi e anche l'industria era agli inizi, ma soprattutto Pescara sostanzialmente non esisteva, era separata Pescara da Castellammare, non c'era una cultura cittadina. Ebbene, la manifestazione automobilistica invece ha consentito di dare a Pescara quel prestigio internazionale, perché oggi pare strano, ma Pescara era veramente una meta ambita dagli appassionati di tutto il mondo, non solo d'Europa ma anche d'oltreoceano. Ed è stato possibile pertanto elevarla a provincia, è stato possibile politicamente, data la rinomanza, unirla a Pescara nel 1927, e quindi di quella spinta, di quella forza propulsiva, di quel desiderio di innovatività, di modernità, di quell'ansia di dinamismo, Pescara se n'è arricchita tantissimo ed è diventato in tantissimi anni quello che poi conosciamo, fino a una crescita spaventosa sia di carattere demografico che di carattere industriale. Ora, sono tantissimi gli aneddoti, le particolarità che portano Pescara ad essere ben conosciuta in tutto il mondo dei motori. Pochi sanno ad esempio che l'illustre e famosa, prestigiosissima casa automobilistica Maserati deve la sua nascita in parte anche ad un castellammarese, il barone marchese De Sterlich, che era amico, aveva una ricchezza terriera smisurata, una forte passione per la tecnologia che all'epoca era rappresentata dall'automobile, e decise di finanziare i fratelli Maserati, i suoi amici di Bologna, nel momento in cui loro non avevano i soldi necessari per rilevare i telai delle autovetture di Atto, con le quali andavano a svolgere le primissime competizioni. Mise loro a disposizione i finanziamenti necessari e da quel momento nacquero le industrie Maserati, che poi oggi conosciamo tutte come vetture di grandissimo prestigio. Possiamo citare l'Alfa Romeo, che nel 1934 e nel 1935 vinse le prime due edizioni di 24 ore mai disputate in Italia. Fu la risposta italiana a Le Mans. L'Alfa Romeo vinse entrambe le edizioni con una bellissima automobile, la 6C 2003, che poi Alfa Romeo, la casa costruttrice, decise di chiamare modello Pescara. Quindi questo è, diciamo, la testimonianza da parte della casa costruttrice della rilevanza e dell'importanza della manifestazione pescarese. Ma dicevo, comunque sono tanti altri gli aneddoti, lo stesso Enzo Ferrari, che aveva una passione per il Barrozzo tramite la conoscenza con D'Amico, e si potrebbe continuare. Rimane il primato assoluto del 1957, per la prima volta si corre un Gran Premio di Formula 1 a Pescara, e da allora il circuito più lungo, 25 km e 597 metri, all'epoca non c'era il Nürburgring con 22 km, che andava vicino ma comunque non era la stessa cosa, quindi il primato è ancora oggi di Pescara. La gara ha influito, io credo, sulla mentalità, sulla voglia di fare dei pescaresi. Purtroppo, come è stato detto, da un punto di vista proprio fisico, materiale, tranne qualche piccola targa in zona Cappelle, Spoltore, non c'è niente. Cioè, oggi ritrovare il circuito, se uno non è appassionato, non è facilissimo, e questo è un grande peccato, anche perché lo spirito delle competizioni, il dinamismo, la velocità, il desiderio di innovazione, Pescara lo ha vissuto anche architettonicamente in alcune, diciamo, citazioni di tipo futurista, che sono ad esempio i palazzi ad angolo curvo,
ce n'è un esempio proprio sull'ex tracciato del circuito in via Ferrari, angolo via Rigopiano, c'è questo palazzo d'angolo curvo, ma ce ne sono tanti altri, che negli anni 30 incarnavano proprio il mito della velocità, quest'ansia di arrivare primi, quest'ansia di essere moderni all'avanguardia. È proprio una trasformazione culturale di un piccolo paese che, abbandonata la cultura ottocentesca, voleva diventare una città moderna, e sicuramente possiamo dire che ci è riuscita. Oggi noi, grazie all'intervento delle istituzioni rappresentate dal presidente Antonio Blasioli, abbiamo l'opportunità di creare una nuova rete propedeutica per iniziare un cammino. Oggi stiamo animando il dibattito sulla Coppa Cervo, ma in realtà le nostre mete sono molto più ambiziose e speriamo, come è stato già detto dall'amico Camillo, speriamo che questo cammino consenta di creare innanzitutto la diffusione della cultura della Coppa Cervo, cioè la conoscenza tra i cittadini pescaresi dell'importanza e del primato di questa manifestazione, e poi con questo cominciare anche ad attrarre turismo ed avere poi, diciamo, un ritorno per la collettività, per tutti quanti. Noi, come dicevo, io come associazione ci stiamo curando di rendere fruibile online tutto quello che riguarda la cultura pescarese. Ma in proposito passo la parola al cofondatore di Prima Pescara, Nicola Monti. Grazie. Essere, potrei dire qualche parola. I miei correlatori sono stati particolarmente esaustivi, per cui poter aggiungere altro non è facile. Vi dirò soltanto che noi vogliamo raggruppare le forze sane della comunità, perché vogliamo per il prossimo anno essere il traino di un comitato organizzatore che possa, grazie alla felice intuizione di Antonio Blasioli, possa portare avanti questa esperienza. Noi vorremmo che questa fosse soltanto una bandierina, un inizio. Cerchiamo di guardare sicuramente lontano. Abbiamo certamente l'appoggio delle istituzioni, vogliamo presentare anche un progetto concreto, realizzabile. Avremo, spero, l'aiuto di tutti gli esperti, dei comitati organizzatori, dei club. Ci riuniremo attorno a un tavolo, vedremo quali sono i problemi, cercheremo di superarli, e per il prossimo anno questa bandierina sarà spostata un po'. Da qui, da oggi, a questo momento, speriamo che possa nascere questo comitato organizzatore, di cui noi siamo promotori, ma dobbiamo essere partecipi della risoluzione dei problemi, e che da oggi cominci questo futuro. Grazie. E ora diamo la parola. Posso fare due scuole, Camillo? Volevo salutare intanto la dirigente dell'Istituto Scolastico di Lacerbo, che ha una scuola dedicata allo stesso di Lacerbo, che è la dottoressa Rocchi, che è venuta a trovarci, e la ringrazio per questo. Poi prima mi sono dimenticato invece di salutare l'ex assessore alla cultura del Fide Collibus, che però in questo momento non vedo. Sì, è lì, che organizzò invece nel 2007 una bella mostra alla Vittoria Colonna sulla Coppa Cervo. Grazie. E ora diamo la parola al giudice di Nicola per entrare un po' più nel dettaglio e parlare di motori, degli odori che quelli avevano assistito, quelli che assistivano alla corsa, quelli che ci raccontano la corsa, anche quando abbiamo fatto il libro e li abbiamo intervistati, ci raccontano gli odori particolari che si sentivano, che erano suggestivi, il rombo dei motori. Quindi iniziamo ad entrare più specificamente nel mondo della corsa con il giurito di Nicola, che è il presidente onorario del Corpo Motors Compagnia Bus. Mi chiamo giurito di Nicola e sono presidente onorario del primo club da potersi per costituire in Abruzzo. Il club è stato costituito a Teramo dal 67 all'80, poi negli anni 80 si è creato Pescara e Terra, hanno fatto tutto un altro
rapporto che dura tuttora, infatti il nostro è un club formato da pescarese, provincia di Pescara e provincia di Teramo, che è una grande maggioranza, e grazie a Pico lavoriamo da tanti anni in perfetta armonia. Io sono presidente onorario, non per meriti particolari, perché sono uno dei meno giovani del club Old Motors. Quindi quando si tratta di il nostro presidente effettivo è l'amico Nino Di Fazio. Per quanto mi riguarda la passione delle macchine, io sono nato a poche centinaia di metri dalla curva destra tra Spoltore e Cappello, quindi tutti i gol partono da quel momento in gol. Quindi tutta la vita, ogni tanto si ritorna su quel binario. Come club Old Motors abbiamo organizzato parecchie manifestazioni sul circuito di Pescara, abbiamo invitato pure Fangio, che è venuto, poi abbiamo la nipote di Fangio che dovrebbe ritornare fra non molto da noi, e abbiamo il monumento, la Coppa Acerbo, la Scultore e Cappelle, che sono scritte sull'internet. Circuito di Pescara, Coppa Acerbo, ci sta la fotografia di questo monumento che rappresenta lo stile della prima macchina che ha vinto il circuito dell'Alfa Romeo, e con questa diciamo didascalia di tutti gli elementi, tutte le notizie. Abbiamo fatto ancora un cippo ricordo sul chilometro Lanciato, dove è morto Guy Moll nel 1984, ricordo bene Berardo Taraschi, pure uno dei nomi storici del nostro Abruzzo. C'è il figlio. Quindi per quanto riguarda il nostro club, come ripeto, ha fatto tutto quanto queste manifestazioni, con due obiettivi che cerchiamo di raggiungere con molta difficoltà. Primo, di rimettere in piedi il circuito di Pescara, così dopo tanti anni di conversazioni inutili abbiamo, Dio piacendo, un punto di appoggio definitivo al quale noi siamo 1300 soci, dal primo all'ultimo ci può contare su tutti, insomma, con un esercito che ci si può contare su questa cosa. E poi un altro obiettivo che dobbiamo raggiungere è l'istituzione in Pescara di un museo dell'automobile. Abbiamo costituito un'associazione nel 1990 fra noi, da Old Motors, la Corte di Pescara, Pescara Corse, di Rotary, Lion, questo tentativo che si è fatto. Abbiamo avuto 27 tentativi di istituire questo museo, o per un motivo o per un altro, nessuno è andato in porta. E quindi speriamo vivamente che finalmente si possa realizzare questa cosa, anche perché essendo anziano ci terrei ad essere presente a questa inaugurazione del museo. Per il resto io faccio i migliori auguri a tutti quanti per le due operazioni, con Pacerbo e Circuito di Pescara. Io volevo salutare Tazio Taraschi, il figlio di Berardo Taraschi, che è un noto costruttore di auto da corsa della Formula 3. Diamo la parola a Francesco Santuccione, che è l'autore della Bibbia del circuito di Pescara, questo volume, grandissimo conoscitore, memoria storica, appassionato e qualsiasi altra cosa si possa aggiungere. Prego. Taglia. No, sono soltanto un appassionato che ha approfondito le proprie conoscenze in merito al circuito di Pescara, per il quale prendo atto con vero piacere che l'amministrazione comunale, attraverso la persona di Antonio Mazzoni, abbia preso a cura non solo il circuito, ma i trascorsi del circuito, perché dai trascorsi del circuito si possono educare le giovani generazioni a capire non solo il fatto sportivo,
ma è il riflesso economico, sociale, culturale che il circuito ha portato alla città di Pescara. Io non sono un parlatore, ho sentito tutte le vostre ottime disquisizioni, ve ne lascio tutte a voi e grazie per l'attenzione. Chiamare qualche altro amico che ci ha aiutato in questi giorni nella preparazione di questa cosa. Per esempio oggi c'è l'avvocato Mauro Gianzante qui. Sì. Sì, ci vuoi dire qualcosa Mauro? Allora lui diciamo corre la mille miglia, arriva al 11° quest'anno. Quindi... francamente non mi aspettavo questo intervento. Io ho seguito con le orme di Cecco Santuccione e Giovino Di Nicola. La mia famiglia è una delle famiglie più vecchie di Pescara e ho acquistato nel tempo molti memorabilia della Coppa Cervo, dalle fotografie, dalla oggettistica varia, le varie pubblicazioni che ci sono state. Posso dire, frequentando questo ambiente, che Pescara è conosciuta, certamente non dai più giovani, ma dalla generazione che mi ha preceduto, perché in qualche modo la città ha attraversato un momento importante della storia automobilistica. Le vetture che vincevano a Pescara venivano chiamate modello Pescara, Alfa Romeo ma anche Siata. Pescara era un punto di riferimento. Oggi io credo e spero ci sia la possibilità di poter organizzare una serie di eventi nei prossimi anni che possano riportare l'attenzione della nostra città sotto il profilo storico, culturale, turistico, sicuramente sociale. Partecipando ad eventi a livello internazionale, devo dire che come la Mille Miglia, così altre manifestazioni, oggi c'è una precisa volontà di rievocare, ma anche di sviluppare sotto il profilo turistico e commerciale, le identità di queste città. La Mille Miglia forse è un caso a sé perché è diventato oggi un evento mondiale, partecipano 450 vetture, è un movimento che nella città di Brescia blocca la città stessa per almeno una settimana e di risonanza mondiale. Ma c'è un evento per vetture come quelle che correvano a Pescara, che si disputa a Monte Carlo, che ha la stessa risonanza della Mille Miglia. Non credo che potremo raggiungere in breve tempo la risonanza di Monte Carlo, però abbiamo una storia, abbiamo un percorso da svolgere che probabilmente ci potrà portare a livelli molto prossimi. Mi auguro che questa sia l'occasione giusta. Chiedere un intervento a Paolo Smolica, che gli chiedo di cominciarsi a preparare. Renato Ricci c'è? Sì, c'è. Renato, allora, il padron del Matteotti qualcosa ce lo dice? Dove? Il prossimo anno compie gli anni il Matteotti, vero? Mi ricordo bene. Sì, 70. 70? Non io. Ma io ringrazio. L'invito, chiaramente non voglio parlare di una manifestazione che è morta perché io non la farò morire, questo sì. Io lotterò fino alla fine perché il prossimo anno come andranno le cose non lo so, ma io il proprio Matteotti lo faccio partire. Perché io capisco che questo era impossibile continuarlo, diciamo la verità, non lo potevamo fare nessuno, perché non ci riescono le nazioni, io sono nel mondo dei motori, quindi diciamo come funziona. Noi collaboro con una società, la Petronas, che spende 140 milioni di euro con la Mercedes e quindi parliamo di cifre assurde. E quindi organizzare una Coppa Cervo è impossibile, questo lo sappiamo. È una pensione però, non come quello si può fare e si può fare sempre, perché chi dimentica il passato non può guardare il futuro. Quindi io trovo Matteotti il prossimo anno, anche con l'aiuto vostro, cercheremo di portarlo su, di dargli quella importanza che ha, perché molti dimenticano che il trofeo Matteotti sul Rai Sport in due ore nel mondo viene visto da quasi 12 milioni di persone, quindi è conosciutissimo, è uno spot per Pescara, perché io gli faccio fare 3 minuti su Pescara che riguarda il lungomare, la stazione, il ponte del mare, cioè faccio uno spot su Pescara solamente. Quindi tutti noi dobbiamo capire che ormai il marketing di una ho ascoltato le sue belle parole, ma il marketing del turismo è questo: capire quando c'è una cosa buona che si fa, non è un colore, non c'è colore politico. Nella mia manifestazione, e Nino Di Fazio lo sa,
la politica non c'è mai stata, perché io sul palco avevo gente di destra, di sinistra e di centro, erano tutti appassionati di Pescara e del proprio Matteotti, e non ho voluto mai tradire questa tradizione. Quindi mi auguro che il proprio Matteotti festeggi 70 come funzione, poi il 68esimo come corsa. E ti ringrazio dell'invito. Grazie. E dell'intervento, e auguri per tutti. Per questa manifestazione Iarno Trulli e Vito Antonio Liuzzi, che forse saranno con noi il 10 di ottobre, ci troviamo su questo, che sono fuori dall'Italia. Paolo. Buongiorno a tutti, io sono qui perché ho dato una mano a Cenco a fare questo libro sfortunato, perché non ha avuto una grande distribuzione, ma vedo che è apprezzato dagli appassionati. Abbiamo fatto questo libro una decina di anni fa, più o meno, avendo la fortuna di trovare da un giornalista inglese delle fotografie di Pescara. Questo giornalista inglese era venuto in possesso di foto che aveva fatto un fotoreporter americano che era venuto a Pescara nel 35 e nel 38 a seguire la corsa, e sulla scorta di queste belle foto ci è venuto in mente di ripercorrere almeno la parte anteguerra della corsa, che se vogliamo era a tutti gli effetti una manifestazione che coinvolgeva l'intera città. Si pensi che, per dire, Ennio Flaiano, nessuno forse lo immagina, ma era tra quelli che partiva la notte di Ferragosto, il 14 agosto, e a piedi andava a Cappella, a Spottore, perché poi quelle curve erano la maggiore attrazione della corsa. Il circuito di Pescara resta un unicum, come hanno già detto le persone che mi hanno preceduto, e sotto molti punti di vista. Per esempio, nella settimana in cui si svolgeva la corsa, che poi non era solo una, c'erano parecchie di corse, c'erano addirittura le corse automobilistiche negli anni 30, quando arrivò al massimo del suo splendore, c'era una grande vita notturna attorno all'Hotel Palace, l'attuale Hotel Esplanade, e sulla base di questa vita notturna, di quello che si racconta, io e Cecco abbiamo scritto anche un'altra cosa, ci siamo divertiti a scrivere una commedia che si svolge all'Hotel Palace la notte prima della corsa, ma è il racconto di tante notti prima della corsa, per raccontare questa epopea che parte da Nuvolari e si conclude con Ferrari in veste di costruttore, che nel 61, quando si corse, si corse per fare un piacere a Ferrari. Ferrari non fu altrettanto riconoscente, mandò una sola corsa. Se non si correva a Pescara, quell'anno Ferrari non avrebbe vinto il campionato marca. Questo è il mio ricordo della corsa. Guerino D'Agnese, ci dici qualcosa pure tu sulla Coppa Cerro? Dai. Allora, no, io posso dire quello che abbiamo fatto insieme ad altri amici, Prinz, Francesco D'Annuccio. Niente, praticamente abbiamo, dato che dirigo un ente di formazione e lavoriamo anche nel settore turistico, abbiamo invitato un esperto di marketing turistico che è venuto qui nella nostra città, siamo stati insieme qualche sera e lui ha voluto sapere che cosa c'è sotto la cena, io non riuscivo a capire cosa intendesse. Lui diceva: guardi, ogni città si deve caratterizzare per qualcosa, diciamo c'è sempre una caratteristica preminente, cerchiamo di capire qual è quello delle città di Pescara, e noi siamo andati a rivedere veramente solamente gli ultimi 100 anni, 1900. Allora, andando a vedere le cose che erano avvenute in questa città, veniva fuori che le due manifestazioni sportive più importanti erano il Trofeo Matteotti e la Coppa Cerro, come le due manifestazioni, diciamo, nel settore musicale più importanti,
erano Pescara Jazz e il Flaiano, che erano i quattro eventi più importanti della città. Ma andando a scavare ulteriormente, risultava che Pescara, sotto l'aspetto nel settore dei motori, aveva avuto un primato in varie cose, quindi non solo nelle automobili. E quindi siamo andati a ritrovare che negli anni 20 qui venivano degli aerei anche nel 10 a Pescara a fare delle, che allora vedere gli aerei era già difficile vedere per strada le automobili, immaginiamo gli aerei. Quindi c'erano delle manifestazioni di acrobazia aerea che avvenivano nella pineta di Pescara con 100.000 persone con gli occhi in su a guardare queste belle manifestazioni. E quello ha avuto un seguito, perché io li ho vissuti questa volta personalmente, negli anni 70 all'aeroporto d'Abruzzo, tra gli anni 60 e 70, avvenivano manifestazioni, venivano qui le pattuglie acrobatiche e tutta la città si riversava nell'aeroporto per vedere queste manifestazioni aeree. Quindi poi non possiamo dimenticare che qui in questa città, esattamente nella fonderia Camplone, sono stati fatti i primi esperimenti di volo verticale che siano stati fatti in Europa, io direi nel mondo, ma almeno limitiamoci all'Europa. Cioè qui lo dobbiamo tutto al genio dell'ingegner Corradino d'Ascanio, un popolese che usava le nostre maestranze per fare i suoi primi esperimenti. Quindi quando oltretutto abbiamo avuto questi negli anni, fine anni 80, un'altra persona che purtroppo non è più con noi, il commendator Gilberto Ferri, che ha organizzato delle gare di motonautica come la Pescara Spalato, che avevano anche loro una certa rilevanza, una grossa rilevanza, e abbiamo avuto anche un campione italiano di offshore, Tintorelli. Quindi voglio dire, da dove si prendeva, uscivano cose dal mondo dei motori. Per cui lui mi disse: ma guardi Agnese, io sono consulente di un'associazione italiana che si chiama Città dei Motori, nata a Maranello, che riunisce tutte le città con tradizioni motoristiche in Italia. Lo facciamo per motivi turistici, abbiamo un sito in quattro lingue, questo sarebbe una grande promozione per la città, e avete la possibilità oltretutto di partecipare a manifestazioni importanti come per esempio il Motor Show di Bologna, dove ci sono proprio dei luoghi appositi per gli appassionati dei motori e dei raduni storici. Mi faccia della documentazione per presentare questo al direttivo di Città dei Motori. Abbiamo messo insieme la documentazione, l'abbiamo mandata a Maranello, e quando si sono incontrati hanno detto: ma che è tutta sta roba? Cioè loro non si aspettavano, sapevano dell'acervo, ma non si aspettavano che Pescara avesse anche tutte quelle altre cose che aveva fatto. Per cui disse: guardate, voi non solo entrate nell'associazione Città dei Motori, ma addirittura il nostro sindaco di allora, Arbore Mascia, è stato messo praticamente ad acclamazione nel direttivo di Città dei Motori, talmente era ritenuto importante la presenza della nostra città. Al che io quello che mi sono chiesto è, e qui mi rifaccio all'intervento del dottor Chiarieri, ho avuto il piacere di conoscere, esattamente questo: ma noi abbiamo questo giacimento, io lo chiamo giacimento perché è un portato incredibile dei nostri nonni e dei nostri padri. I miei figli, io parlando di questo a casa, mi sono riportato il materiale, sanno niente di queste cose. Cioè i ragazzi, i quarantenni, cioè vuol dire qui o chi l'ha vissuto direttamente, io ho avuto la fortuna perché sono anche gli anni 50 e quindi aver vissuto gli ultimi anni, oppure non sanno di questa manifestazione, parlo dell'acervo, come non sanno nemmeno delle altre cose avvenute in questa città. Allora, innanzitutto deve essere fatta un'opera di divulgazione, cioè i ragazzi devono sapere che Pescara ha avuto una tradizione importante. Quando la città era piccola, le manifestazioni erano importanti, non è possibile che adesso che la città è grande faccia delle manifestazioni piccole. Cioè dobbiamo invertire le cose. Dobbiamo riappropriarci di questa identità e dobbiamo riunire gli appassionati e le persone di buona volontà che tutti quanti ci possono dare una mano.
Quindi questo vuole essere un momento, un primo momento per attivare, adesso non sappiamo cosa, però per attivare un qualcosa, perché tutti siamo convinti che questo può essere un grande must per la nostra città, questa è un'identità importante e non la possiamo disperdere. Addirittura io so di realtà di fuori della regione Abruzzo che sono interessati a questo marchio qui. Ma è possibile che deve essere interessata una persona di Brescia, uno di Milano e non sono interessati i pescaresi? Cioè io è una cosa che non riesco a comprendere questo. Sappiamo benissimo che le risorse sono quelle che sono, però come giustamente ha detto il dottor Chiarieri, non c'è, e ha detto anche l'avvocato Gianzani, questo è un settore dove c'è un turismo, un target alto, un turismo d'elite. Qui ci sono persone, come giustamente mi diceva l'avvocato Gianzante, che hanno un intero team per andare a fare i raduni storici, cioè hanno il meccanico, hanno il portamacchine, hanno la struttura tecnica di supporto, quindi fanno dei veri e propri investimenti per partecipare ai raduni storici. Quindi noi dobbiamo partire da queste considerazioni per dire quando arriva un turista a Pescara, come mi diceva alcuni albergatori del centro, vengono qui, io rimando o al Museo delle Genti o al Museo Colonia. Beh, noi vorremmo che ci fosse un luogo dove loro possano vedere tutta la storia motoristica della città. E dirò un'altra cosa, che questo, oggi io capisco i 5 anni, però voglio dire, qui è uno dei pochi settori dove io sono convinto che coinvolgendo le persone giuste le risorse si trovano. E oltretutto non nascondo il fatto che possono venire dai fondi sociali europei. Perché? Perché oggi come oggi non solo i raduni storici, ma anche quando si parla di mobilità urbana, quando si parla di investimento nell'innovazione, nell'ambiente, nel settore dei motori, ci sono grossi finanziamenti a livello europeo. Non casualmente l'Associazione Città dei Motori ha vinto un bando di 500.000 euro, e questo lo facevo presente al Presidente, proprio sfruttando questa possibilità. Quindi voglio dire, ci sono varie possibilità, non ultime, secondo me, la partecipazione anche dei proprietari delle vetture. Io dico, le proprietari delle vetture, che ci fanno con le vetture? Che le tengono nel garage sotto la polvere lincerata? Vorranno farle vedere queste vetture. Nel momento che coinvolgiamo i proprietari delle vetture, io sono convinto che saranno quelli che ci daranno una mano a realizzare questa cosa, perché ci tengono loro stessi che rinizi questa tradizione della Coppa Cervo Circuito di Pescara nella nostra città. Scusate. Allora, buongiorno a tutti. No, io la mia presenza è qui, anche se ho la patente, quindi insomma, penso che sia legittima. No, io volevo soltanto dire due cose poco, che da pescarese, che è tutto, da operatore culturale, da chi è stato fuori per 15 anni, appunto, ascoltando un po' questi interventi, di vivere sulla propria pelle tutte le varie situazioni che si possono vivere, ognuno di voi l'avrà vissuta, o all'estero, in altre città, soprattutto nel nord, perché poi quando si parla del sud, no? C'è sempre un po' una presenzione, si confondono le cose, non c'è la storia, c'è tanta storia. Pescara è una città che basta scavare un pochettino, no? Santa Gerusalemme, Gesù lungo fiume, insomma, ci sono delle cose incredibili. Mi auguro, caro Antonio, che questa amministrazione faccia anche questo, cioè l'assessorato alla cultura, l'assessorato ai grandi eventi, il sindaco, chi per lui, insomma, si cerca un po' di spingere sotto con una forte determinazione questo aspetto, perché ne abbiamo bisogno proprio psicologicamente, un piccolo rinascimento culturale è importante per questa città. Tornando nel merito, parlando con il Vulcani, Antonio Blasioni, che in bontà sua mi ha invitato a chiacchierare un caffè, parlando di questa cosa, che io tra le altre cose ho un vago ricordo da bambinetto, perché credo che il mio padre mi portò una volta, se era il 57, sarà stato il 57, non si è fatto più, quindi ho questo vago ricordo di queste tribune immense
con questo odore stranissimo della benzina, dell'olio di ricino, noi ce l'ho ancora nelle narici, c'è ancora questa cosa molto bella olfattivamente. Allora, parlando con Antonio, dice, beh, ma che si potrebbe fare, oltre a fare cose bellissime che si faranno? Allora, ho detto, caro Antonio, qui per coinvolgere i giovani, non perché mi sono sempre parlare dei giovani in senso negativo, no? Perché abbiamo le scuole artistiche in questa città bellissime, c'è l'Arsenal, l'Istituto d'Arte, l'Accademia Musicale, un conservatore, l'università. Allora abbiamo pensato di raccontare uno spaccato determinati giorni, insomma quella settimana, il famoso Bell Palace, no? In una pièce teatrale, cioè portando in teatro, come abbiamo fatto ad esempio con Adetti qualche anno fa, sulla figura di Federico Caffè, abbiamo portato in scena, abbiamo fatto anche un film sulla scomparsa del professor Caffè, ecco, qualcosa di simile che vi faccia rivivere questi grandi nomi che sono effigiati su quella locandina, Romolari, Fangio, Moss, von Trips e quanti altri, farli rivivere fisicamente, con degli attori ovviamente, in scena e raccontare la notte prima della corsa, perché voi sapete, insomma, una notte un po' come la notte prima degli esami, un po' particolare, perché si dorme, non si dorme, scaramanzie, poi loro hanno degli aneddoti incredibili, quindi è un pozzo enorme. E quindi raccontare, diciamo, lo stress, l'esperienza di questi umani, di questo, e allo stesso tempo raccontare quella pescata, se ci riusciamo, no? Degli anni 20, 25, 30, 35, quindi con i personaggi, con l'Hotel Palace, la vita che c'era intorno all'Hotel Palace, no? Gran Caffè Sotto, eccetera, le macchine d'epoca, le musiche dell'epoca, il giornale dell'epoca e con la stampa internazionale. Quindi proveremo a ricreare, se ci riusciamo, appunto quell'atmosfera e quel clima. Quindi questa è un po' l'idea. E per fare questo naturalmente abbiamo anche un piano scuola, nel senso che io vorrei coinvolgere appunto gli istituti artistici, soprattutto quella della città, quindi andare nelle scuole, quindi stimolarli a un contributo creativo, e quindi penso che saranno coinvolti in questo senso in prima persona, diventano anche loro dei protagonisti, non soltanto dei fruitori. E naturalmente questo porta che io credo sintetizzare in un'ora, un'ora e mezza, due ore, uno spaccato come accade in tante città, in tanti paesi, si racconta una storia millenaria importante, no? Più ne metta, credo che sia una cosa utile e importante, perché si potrebbe anche esportare probabilmente in giro per l'Italia, perché no anche in qualche altra parte, che parlando appunto della Coppa Cerro, della corsa automobilistica con quei nomi, credo che sia un passaporto caro cieco che ci possa permettere di poter andare anche così a visitare qualche altro paese, qualche altra nazione, e quindi avere anche delle collaborazioni importanti. E questo poi in sintesi è il senso di questo mio intervento. Io mi auguro che proprio per la sicurezza, con la sua forza che si ritrova, i nostri amici, noi tutti riusciamo a fare questa cosa. E per ultimo voglio dire che il progetto Identità, poi spero che continui su altre figure, come è capitato con Caffè, ma potremmo anche visitare l'annuncio magari in una chiave diversa, non soltanto ascoltato un déjà vu che abbiamo visto negli ultimi anni, lo stesso Flaiano, perché no, quindi portare all'attenzione soprattutto di chi non ne ha conoscenze, per scarire la conoscenza degli italiani, che in questa città, in questa terra, insomma, sono nati questi personaggi, e ancora oggi ci sono delle figure importanti, che la città è talmente bella, talmente presente, che mi chiede di me scappa, la Tiziana di Giampietro che ce l'ha chiesta naturalmente, e poi il saluto finale la volevo fare a Maria Gabriella Castiglione, che ci offre un saluto, ci ospita il 22 sera, insomma è stato molto gentile verso di noi. Volevo congratularmi con il nostro presidente che ci dà queste opportunità di conoscere e di rinnovare le nostre tradizioni, che come già stato detto sono sicuramente alla base di una coscienza e di una identità della città e delle persone che la abitano. E, sono state dette
molte belle cose sono state lanciate idee, come quella di portare nelle scuole, professor Giona, quello di portare nelle scuole la cultura della nostra tradizione automobilistica, ma non solo, anche quella della tradizione di mare, della tradizione aerea e tante altre cose. Io ho molti progetti come quello di portare tra i ragazzi anche una conoscenza e una coscienza di quelle che sono le prevenzioni da fare nel campo degli stili di vita e questa opportunità è sicuramente da considerare e da valorizzare, anche perché da questa manifestazione potrebbero partire delle idee su quello che è il rilancio turistico della nostra città, dei pacchetti che abbinati a questa manifestazione possano far conoscere le bellezze del territorio non solo marino ma anche montano, ma soprattutto delle nostre terme. Noi abbiamo delle terme di una qualità veramente eccezionale e come tutte le cose che noi abruzzesi abbiamo, spesso non sappiamo valorizzarle, ma anche dei luoghi di montagna, basta pensare alla rotta di Calabria, all'altopiano delle Rocche, alle nostre montagne, al fatto che abbiamo una città con 4 parchi naturali e tutto questo penso che è spostato al di fuori della nostra regione, dove i turisti, gli stranieri possono apprezzarlo, potrà sicuramente con un rilancio anche del nostro aeroporto, che potrebbe ospitare molti altri voli, portare in una città ma anche dell'alta velocità, di tutto quello che potrà essere riportato a quest'anno, potrebbe darci l'opportunità di far conoscere questa città del mondo. Grazie. Siamo un po' stretti, però ci stiamo tutti. Buongiorno a tutti, io sono Maria Teresa Spinozzi, sono intendente archivistico, sono stata sollecitata da tutti gli interventi. Perché naturalmente noi come sovrintendenza archivistica è dal 1984 che stiamo riportando periodicamente alla memoria degli abruzzesi molte storie della nostra città e comunque dell'intero Abruzzo. Ci siamo occupati per la prima volta nel 1984 nel volume Era Pescara della Coppa Cervo. Nello stesso anno abbiamo dedicato una iniziativa molto importante per far scoprire Corradino d'Ascanio a tutti. Quindi una grande mostra, una pubblicazione dell'elicottero alla Vespa. Approfitto anche per dire che nel nostro istituto abbiamo allestito da 3 mesi una mostra rinnovata su Corradino d'Ascanio, perché quest'anno vorremmo fare diverse iniziative con le scuole, quindi le visite guidate. Tornando alla Coppa Cervo, nel 2008 abbiamo iniziato una ricerca. Volevamo guardare la Coppa Cervo non tanto da un punto di vista sportivo, che c'è stato anche, quanto conoscere l'apporto che ha dato la Coppa Cervo a questa città, allo sviluppo di questa città. Perché forse è esagerato dire, come dice Santuccione, che è una cosa fatta una città, però dobbiamo dire che cosa ha dato la Coppa Cervo in tutti gli anni alla città di Pescara. Nel 2008, come anteprima, nel 2009 ci sono stati i Giochi del Mediterraneo. E allora noi che ci occupiamo dei documenti abbiamo voluto convogliare tutte le nostre energie sui documenti dello sport. Abbiamo fatto una ricerca su 150 archivi di collezionisti, giornalisti, amanti di questo mondo, ex piloti, figli di piloti come Tazio Taraschi, eccetera. Insomma, sono 150 archivi
che hanno dato molto materiale rispetto alla Coppa Acervo, ma ci hanno permesso nel 2009 di fare una grande mostra, proprio in concomitanza dei Giochi del Mediterraneo, di 100 pannelli a partire dallo sport del 400 in Abruzzo, per seguire poi gli episodi legati alle vittorie di Luca, Trulli e via discorrendo. Abbiamo attraversato tutti gli sport. Nel 2008, proprio in preparazione, perché abbiamo fatto una ricerca scientifica storica con il contributo dell'Università degli Studi di Teramo, che ci ha affiancato in tutte e due le manifestazioni. Alla Coppa Acervo abbiamo dedicato questa pubblicazione, due volumi, cioè il catalogo della mostra e un volume di saggi, dove abbiamo chiamato storici professionisti della ricerca per farci dare elementi nuovi sulla storia di Pescara attraverso la corsa. Quindi abbiamo voluto vedere alla base come è nata, quali sono stati i movimenti politici e poi perché questa corsa, che poi in definitiva era intitolata a un eroe, no? Della Prima Guerra Mondiale, e di botto, insomma, sappiamo perché e per come, ha cambiato il nome dalla Coppa Acervo, non più Coppa Acervo. In fondo si è fatto anche un torto a un eroe di guerra, visto che un altro anno celebriamo la Prima Guerra Mondiale. E quindi nel 2008 abbiamo fatto una mostra di 80 pannelli che noi mettiamo a disposizione per tutte le cose che ho sentito dire e che si faranno. Quindi come, diciamo, affiancamento, quindi questa pubblicazione, una mostra di 80 pannelli con tutte le più belle immagini della corsa, e devo dire che è stata anche un'opera di salvataggio, perché sapete benissimo che nelle case si conservano le cose, ma poi passano le generazioni e magari queste cose si disperdono. Noi abbiamo riprodotto tutte le immagini, naturalmente quelle con cui ci siamo cimentati, abbiamo fatto una raccolta di tantissime immagini e soprattutto anche di documenti, perché le fotografie per noi storici sono documenti. Poi abbiamo tanti documenti che parlano della Coppa Acervo, soprattutto di quello che c'è stato dietro, il pensiero di poter veicolare da un punto di vista turistico già allora nel 24 questa coppa. Quindi abbiamo tutta una serie di documenti, delibere, epistole, scambi di lettere con i protagonisti. Abbiamo fatto un medaglione che era giusto fare nella nostra pubblicazione su Diego De Sterlik, perché è innegabile che se noi qui stiamo parlando della Coppa Acervo dobbiamo dare risalto a certi personaggi che sono caduti anche un po' nel dimenticatoio, no? Forse è il caso che ristabiliamo alcune verità storiche e poi diamo lustro alle persone di un tempo che, con sacrifici enormi, perché è una storia affascinante. Mi sono trovata a lavorare, insomma a collaborare con un regista, Leonardo Arnerio, per quanto riguarda un documentario che sarà proiettato su Rai 3, Rai Storia, su Corradino d'Ascagno. E mi diceva questo regista: ma di che cos'altro possiamo parlare dell'Abruzzo? Loro sono venuti con la troupe, le abbiamo portate nei luoghi di Corradino d'Ascagno, si sono messi a guardare le nostre montagne, cioè, ma l'Abruzzo che cosa c'ha? Beh, un attimo, chiamo Francesco Santuccione e ti faccio raccontare la Coppa Acervo. Avevo dato anche il volume, ho portato Santuccione nell'ufficio,
ufficio e ha parlato per circa un'ora, un'intervista, e una cosa, una bella notizia, questo regista mi ha telefonato e mi ha detto che ha trovato la possibilità di fare un documentario che forse sarà il preludio di una fiction dedicato alla Corfagella. Quindi, come dire, ci sono dei movimenti. Noi nel nostro piccolo, piccolo ufficio, quasi tutte le donne e Santuccione, quando stavamo lavorando sulla Coppa Cerco, io gli dicevo: Frangè, ma io guido la macchina, ma se ci sta la quinta nella mia macchina? E lui parlava in maniera entusiasta, per farci, ci ha dato un po' di amore tanto dei motori, ma guardate, studiando i documenti, mettendone uno dietro l'altro, proprio si partecipa a tutto quello che è stato il sacrificio di questi uomini, che alla fine sono riusciti a realizzare tante cose. Io mi fermo qui, però vorrei dire che soprattutto nel 2008 noi abbiamo avuto la percezione che ogni tanto sta Coppa Cerco dritta e storta si ripropone, no? Però poi non c'è, poi passa nel dimenticatoio. Forse proprio perché non c'è un luogo che possa essere un museo, per esempio, o comunque anche dei cartelli messi sul circuito. Io credo che perché non ci si è pensato dopo tutti questi anni. Non lo so, noi vediamo appunto dei cartelli turistici anche in luoghi, insomma, abbastanza banali, no? Quindi, allora, questo mio discorso era per dire che la Sovrintendenza Archivistica collaborerà, e tra l'altro il 21, credo, il 21, il 22, il 22 proietteremo il video, un video di 16 minuti che racconta, perché abbiamo voluto parlare il linguaggio dei giovani. E alle nostre mostre il pubblico c'ha un'età media di 60 anni, 50 anni, allora portare i ragazzi diventa faticoso se non parliamo il linguaggio dei giovani. Quindi questo video è proprio dedicato ai giovani, che in 16 minuti hanno l'idea di che cos'è stato la Coppa Cerco, vedendo appunto le immagini. Poi però la mostra scende più nel profondo. E devo dire, una grande attività che abbiamo fatto con le scuole, questo ricordo il dottor Ricci che ci ha fatto lo sponsor, abbiamo fatto un concorso scolastico dedicato allo sport. Hanno partecipato, guardate, noi abbiamo fatto un grande lavoro di 2 anni, andare nelle scuole, parlare con i presidi, eccetera. Quante scuole ci stanno in Abruzzo? Hanno partecipato 4 solo classi, perché conoscevamo i professori. Questo lo dobbiamo dire, li abbiamo coinvolti proprio per dare esito a questo concorso scolastico. Abbiamo fatto una bella pubblicazione, i lavori dei ragazzi sono stati pubblicati, una manifestazione alla scuola Da Vinci, e naturalmente abbiamo potuto premiare tutti gli studenti. Ma questa cosa si cresce, ci vuole tanto lavoro, ci servono gli esperti, ma ci serve un po' di passione. Questo è quello che noi, perché è inutile, noi adesso abbiamo una mostra sul Corradino Lascano, ci stiamo impegnando come ufficio a fare le visite guidate, ma i ragazzi devono essere accompagnati, i professori devono preparare i ragazzi, che vengono i ragazzi e non conoscono prima nulla, hanno un occhio distratto. Quindi se insieme riusciamo a funzionare l'istituzione, perché ovviamente dobbiamo creare una rete con le associazioni, io credo che forse ora il sogno di molti, che nel 2008 era, sembrava lì per lì che potesse nascere, no? questo museo, no? Insomma, abbiamo avuto diversi incontri, eccetera, e poi è caduto nel dimenticatoio. Noi passiamo ad altro, perché ovviamente abbiamo tutto un mondo storico da scoprire, e quindi, però, insomma, intorno a questo tavolo, insomma,
come ci vorremmo essere, portando il contributo che, di lavori che già abbiamo fatto. Cioè, non dico che oltre quello no, perché ci sono delle pubblicazioni bellissime, però i documenti proprio che narrano, il documento non tradisce. Il documento è quello che è successo, poi si può interpretare in vario modo, eccetera. Quindi noi abbiamo a disposizione tutta questa documentazione riprodotta, se si cresce e si vuole andare avanti, penso che l'emergenza farà il suo dovere. Grazie. Voglio ringraziare la dottoressa Spinozzi sia per, diciamo, per la bella notizia che ci ha aggiornato oggi la Coppa Cervo. Però Spinozzi è uno dei primi vincitori delle, sì, delle Coppa Cervo. E poi la volevo tranquillizzare anche perché la struttura della Presidenza del Consiglio Comunale collabora ormai da anni, diciamo da prima di me, con un'associazione che si chiama IDEN, che organizza i consigli comunali dei bambini e delle bambine. Ci sono qui, sono l'architetto Vesposo e Maria Lucentini in fondo, proprio perché la nostra idea, io ho invitato gli appositamente oggi, è quella di portare quella Coppa Cervo nelle scuole. E quindi già ci stiamo lavorando su questo. Benissimo. Gabriele, un saluto finale a te che ci ospiti il 22. Allora, innanzitutto io non è che ospito, perché non ci sapevo. No, io volevo fare una piccola riflessione che grazie, come qualcuno ha detto prima, la personalità vulcanica che sei tu, ed è vero, perché questa mattina abbiamo fatto un salotto culturale senza che noi ce ne siamo accorti, grazie alla tua volontà, e alla volontà anche della vice presidente, della dottoressa Gabriella Berardi, perché ognuno di noi, e mi ci metto pure io, ha un ruolo definito, cioè chi si occupa di turismo, chi si occupa di teatro come il dottor Zola, chi si occupa di automobili, chi si occupa del Montacerva, l'Archeo Club, chi si occupa del motore, chi si occupa dei giovani della pubblicità. Sì, e io, come voi sapete, sono 20 anni che mi occupo di musica. E questo deve essere oggi una giornata particolare, come un inizio, quindi tu devi fare da collante. Perché è importante, perché a Pescara spesso si sono state un po' sperse le varie forze e questo non va bene perché significa perdere le energie e anche perdere il turismo. Noi con una telefonata che è durata 30 secondi, io e il Vulcano e il Presidente del Consiglio Antonio Blasioli, abbiamo pensato di unire, quindi di fare questa collaborazione con il Festival Musicarte, che ormai esiste da 19 anni, con la Coppa Cervo. Ma è un po' il calcio sui maccheroni, perché Musicarte si occupa soltanto ed esclusivamente di artisti abruzzesi, uno, quindi la Coppa Cervo, stiamo parlando di Coppa Cervo. Il giorno 22 agosto che c'è il coro Francesco Paolo Tosti. Francesco Paolo Tosti è un autore abruzzese di Ortona, tra l'altro che ha musicato anche dei brani di D'Annunzio, eccetera, eccetera. Poi c'è una vincitrice alla fisarmonica che suonerà alcuni brani, che lei porta il nome dell'Abruzzo in tutto il mondo, perché è una delle più grandi fisarmonicisti abruzzesi. Quindi anche la musica, come un po' è una colonna sonora che attrae anche molto turismo, dottor Chiarieri, chiedo scusa. Io mi batto da tanto tempo e sono così contenta, veramente, che in questi 5 anni sicuramente avrò un respiro di sollievo, perché sono capita, finalmente, mi sento capita. Il turismo in Abruzzo, io vedo tanti turisti anche stranieri, vengono ad apprezzare i gruppi locali. William lo sa che è una vita che mi batto su questo, perché con pochissime risorse riesco a fare questa manifestazione sempre strapiena, la gente si porta l'esdraio da casa, ci sono i video, e i turisti vengono a conoscere il cantante di Torre Vecchia Teatina, l'orchestra di Rico Teatina, il lavorale delle 99 candele dell'Aquila, perché durante tutto l'anno cerco di fare un po' come una talent scout, conoscere le realtà di tante, soprattutto di tanti paesi delle 4 province. Quindi penso che lo sport, musica e teatro, così come la scuola e il turismo, è sicuramente può essere benissimo una fusione che ha un unico comune denominatore, cioè l'amore per la nostra città. Quindi vi invito, non io a nome anche dell'amministrazione comunale, a venire a questa manifestazione il 22, che c'è questo abbinamento con la Coppa Cervo,
lì all'Aurum ad ascoltare questo concerto, poi ce ne saranno tanti altri. Il prossimo anno festeggiamo il 20° anno di Musicarte e possiamo unire anche sport, i motori, con la musica, magari col teatro, e fare anche un unico grande calderone, perché le risorse importanti siamo noi, cioè la passione e l'energia, poi il resto viene da solo. Grazie a tutti per essere stati presenti, come avete visto c'è molto da lavorare, rimbocchiamoci le maniche. Grazie.